siamo stati da sempre. Anche l'altro anno, quando le acque erano abbastanza basse in casa vostra, noi forse perché non abbiamo questo cuore fiorentino, ma la Fiorentina è una società che è conosciuta in tutto il mondo, è una società che può avere alti e bassi come qualsiasi società di calcio, ma indubbiamente alla fine il risultato non può che essere positivo. Ne dà prova l'impegno che noi abbiamo messo dal primo momento. Non eravamo assolutamente demoralizzati, lo dicemmo, presentammo una manifestazione che credo che in Italia non si sia mai vista. E non dimentichiamo che le presentazioni che normalmente fanno le squadre di Serie A, anche le più blasonate, sono delle semplici conferenze stampa, molto semplici, dove vengono presentate le maglie. Noi ci siamo presentati a Firenze con una manifestazione che ancora oggi si ricorda, e probabilmente, non lo so, qualcosa ci sarà ancora in futuro. Quindi noi abbiamo sempre creduto in questa piazza, in questa società. Per quanto riguarda i rapporti che noi abbiamo con la società, non nascondo che inizialmente io personalmente avevo qualche timore, ma non per la Fiorentina, ma per l'approccio che c'è normalmente tra un'azienda produttrice e che commercializza articoli sportivi e la società di calcio. Perché è vero che gli obiettivi sono gli stessi, parliamo sempre di progetti, queste sono parole che voi sentirete in tutte le presentazioni, ma poi è il cammino che le due aziende devono fare, perché un club di calcio è comunque un'azienda. Ecco, lì poi si scontrano le varie realtà. E io devo dire invece che sono assolutamente soddisfatto, io come IOMA, di come è stato l'approccio con la società fiorentina, di come abbiamo sviluppato questi progetti, di come ci siamo rapportati, e del rapporto